un messaggio che mi sembrava arrivare da una landa desolata e meravigliosa, la foresta amazzonica, la meravigliosa terra del niente, del nulla, della natura incontaminata e degli indigeni che camminano in canoa sul rio delle Amazzoni tra mille pericoli, coccodrilli e piranha. Sentiamo che cosa ci dice questo simpatico amico che ci invia un WhatsApp, perché in alcuni posti è arrivata la tecnologia anche lì. Ciao Fabio, ciao Gigi. E fin qui ciao. Ci sembra di capire che l'amico ci saluti facendoci un omaggio nella nostra lingua madre. Io volesse sapere, no? Io poi vorrei sapere quando alzi in mano in aria. Quando alzi le mani in aria. E prego il suo signore. E il suo signore dice: ma chi sta muovendo fa? Chi sta ficcati bene? E poi. Quando alzi le mani in aria e preghi il Signore, lui dall'alto dei cieli ti guarda e dice: ma costui è serio? Ma costui mi prega e poi fa delle cattiverie e dice degli improperi? Questa benedizione a me. E quindi costui cattivo dentro vuole la mia benedizione? Lungi da me, dice il Signore nella sua immensa grandezza, l'idea di poter benedire qualcuno capace di cotanta cattiveria. Ecco, e l'amico, su questo, l'amico indigeno, su questo concetto chiude il suo messaggio. Lo salutiamo. Che bello, Gigi. Vabbè, cioè, però bello, guarda, bello sapere, se c'è una cosa che mi piace delle nuove tecnologie è che tu sei qui a Napoli e dall'altra parte del mondo, nel Rio delle Amazzoni, ti mandano un WhatsApp. Ma che meraviglia, no? La nuova di Tananai si intitola Veleno.